Il brano si chiama Tre colori, lo ha scritto Fausto Mesolella, io lo interpreto, è una canzone d'amore, d'amore. Ci sono il padre e il figlio che giocano con i soldatini, ci sono delle fazioni, delle bandiere, c'è una battaglia, però è tutto un gioco e ci si augura che rimanga tale. Una battaglia, cioè, giocare alla guerra è bello, farla non è bello. Comunque è un gioco, parla anche della loro bandiera, quella del padre e del figlio, è di tre colori. Quando una canzone fa parlare, o meglio, dà anche la possibilità di avere più, magari di inventarsi anche delle cose, insomma, di far sognare, far inventare, fare polemiche, far parlare, vuol dire che la canzone ha un suo perché, ha delle sue. La cosa peggiore è l'indifferenza per una canzone, l'anonimato. Per cui se fa parlare non mi ha dato fastidio, se mi ha fatto sorridere. Conoscendo Fausto, il fatto che qualcuno l'avesse censurato mi faceva sorridere, non sapendo tutti i passaggi, non credo che Fausto si sia fatto condizionare. Magari con Caterina Caselli, che era il suo editore, hanno trovato poi degli accorgimenti per rendere la canzone ancora più bella e più speciale. Qual è? Trovo che sia un palco importante, insomma. La musica adesso a parte alcuni posi, i talent e talent show, trovo che sia importante, è uno degli ultimi posti dove c'è molta attenzione sulla musica, si dà molta importanza alla musica, nel bene o nel male, insomma. Cioè, tutti sono affascinati, cioè, ci sono i quotidiani, le riviste, i giornalisti, insomma. Però mi trovo bene, insomma. Sì, mi trovo anche bene, è sempre una sfida, un palco che non lascia indifferenti, insomma, che ti fa un po' penare, però è bello. Per me è sempre una sfida, ha sempre un grande impatto emotivo per me, quindi confrontarmi con quello è una bella sfida, non c'è chi si butta se leghi, ti leghi, no? Ti butti, quello è un po' buttarsi, no? Non puoi più scappare, devi andare su quel palco e devi affronto tante cose mie, che magari mi piacerebbe lasciare dietro, speriamo che stavolta sul palco no, non me le porti dietro, sennò è sempre pesante, vediamo di arrivarci con leggerezza. È un disco molto bello, qui si intitolerà L'imbarazzo, che prende il nome da una delle canzoni, tratterà vari temi, dalla fiducia, dal fidarsi degli altri, dall'imbarazzo, dal pudore, dalla leggerezza, tanti temi, c'è una ninna nanna, ci sono. È un album molto bello, l'ha prodotto Ferdinando Arnault. Alcuni brani Ferdinando Arnault e altri Massimo Martellotta con Tommaso Colliva. Abbiamo fatto un bel lavoro, ci siamo divertiti, spero che tu lo possa ascoltare, ti piace.